Si chiama Settembre il Sole, il disco di esordio dei Mama Grande, con i quali oggi parleremo di musica. In collegamento Skype Andrea De Luca, benvenuto. Ciao a tutti. Allora Andrea, parliamo di questo disco di esordio, di questa formazione. Fra l'altro, insomma, si sente ogni tanto dire, insomma, che siamo il resoconto della nostra vita. Questo in effetti, Mama Grande, è il frutto principalmente della tua esperienza musicale in giro, insomma, di qua e di là per il globo, giusto? Per il globo è un po' tanto, ma è vero, sì. Sì, sì, assolutamente, è frutto di varie esperienze, di anni in cui sono passato un po' da vari generi musicali e con questo ultimo progetto ho cercato di mettere insieme tutto quello che, tutte le esperienze che ho fatto e tutto quello che in musica mi piace, insomma. Senti, quando si scrive poi le proprie canzoni, tu che hai lavorato anche con altri autori, si esce influenzati da ciò che è stato, insomma, questo percorso per conto d'altri, oppure si riesce ad essere autonomi in qualche modo? No, bisogna essere bravi a prendere lo stile un po' di tutti e cercare di farne uno nuovo. Sicuramente mi ha aiutato, perché non scrivere sempre da solo, secondo me, è un bene, non è un male. Ci sono degli autori che riescono a fare tutto da soli, va bene così, io non riesco, cioè, io ho sempre bisogno di mischiare la mia esperienza, diciamo, a livello di testo con altri, anche a livello di musica. Ne esco un po' rafforzato, ho visto nel corso degli anni che quando faccio tutto io ho comunque dei limiti, gli altri comunque sono importanti, infatti anche in questo disco mi faccio spesso aiutare da mio fratello che compone la musica e anche da altri. Senti, l'Emilia Romagna, il paese dove tu vivi, insomma, è sempre stato fucina di aggregazione anche musicale. In questo periodo come si vive dalle vostre parti? Ma c'è stato un periodo, diciamo, in cui il rock ha avuto meno spazio, forse questo spazio è stato un po' rubato da altre realtà, soprattutto anche dalla politica, io dico, perché c'è stato un momento in cui la politica non ha diciamo, aiutato molto la musica da noi a Bologna e comunque in tutta l'Emilia Romagna. Adesso devo dire che vedo un ritorno di gruppi che provano in sala prove, un ritorno di locali che pur sempre con molta fatica ti chiamano, forse è iniziata una nuova stagione, non lo so, non te lo so dire, speriamo. Andrea, parliamo anche del titolo, il titolo di questo disco che fa riferimento, insomma, a García Lorca. Come è nata questa idea di prendere spunto da quest'artista? Ma io avevo da sempre, diciamo, fin da quando ero piccolo, questa predilizione per la letteratura sudamericana. Quindi in particolare mi piaceva García Márquez, da cui ho preso questo titolo, Mama Grande. È un personaggio, quello della Mama Grande, molto, molto complesso, mi è sempre piaciuto molto, è una delle protagoniste di Funerali della Mamma Grande, ma anche citata poi in Cent'anni di solitudine, è questo donnone enorme che racchiude in sé tutti i vizi, tutte le virtù di questo paese, e mi interessava, nel senso che volendo racchiudere in un solo gruppo tanta musica, ho detto è come se noi fossimo questa enorme paffuta, donnona, matrona di Marquez. Mi è venuto questo collegamento, mi piaceva il nome e poi alla fine l'ho tenuto. Sì, in effetti sì, è molto interessante. Ho detto García Lorca, volevo dire García Márquez, scusami. Sì, Marquez, García Márquez. Citiamo, visto che li hai così, insomma, sfiorati, i nomi degli altri componenti e anche degli ospiti Allora, all'interno di questo disco. ce n'è molti, bisogna avere un po' di tempo. Allora, io scrivo, come ho detto prima, da sempre con mio fratello Enrico De Luca al basso,
In questo disco c'è l'apporto compositivo anche di Saverio Pasotti, che è un ex Wind Open, che è un gruppo storico di Bologna, e quello di Federico Benetti, che anche lui fa parte di un gruppo di Bologna noto. E poi alla batteria c'è Massimo Bertusi, Simona Bonavita ai cori, Andrea Camosci e Davide Degli Esposti al sax, e Francesco Angelini alla tastiera. Come vedi, siamo in parecchi, infatti spaventiamo quando dico questi nomi ai gestori dei locali, storgono un po' il naso. Devo dire che in questi anni abbiamo cercato di trovare un sound che andasse bene sia se suonato in 8 persone che in 4, per cui siamo molto malleabili. È flessibile, come si dice ai giorni oggi, insomma, la flessibilità. Flessibilità totale. No, e poi fra l'altro nel disco c'è anche altra gente che suona. Io il progetto dei sassofoni, ad esempio, l'ho studiato con Wally Bianchi, che è il chitarrista di Quinto Rigo, alle chitarre, e dentro il disco suona anche Vincenzo Pastano, che suona con Carboni, Fabrizio Luca, che ha suonato con Caposella. Cioè è un disco in cui hanno suonato tutti i miei amici, e per cui sono stato molto nobilitato da questo fatto. Sì, certo. Abbiamo suonato veramente in tanti. Le esperienze, insomma, altrui vengono messe a servizio, insomma, di questo progetto. Sì, questa volta sì. L'etichetta, distribuzione Self, è un'etichetta, insomma, che... Un po' a cercarla, però poi alla fine abbiamo trovato delle persone in gamba, l'etichetta si chiama Etnoacustica, sì, di Novara. È un'etichetta che, diciamo, solitamente si occupa di folk acustico in tutte le sue diramazioni, però sentendo il disco questi ragazzi se ne sono un po' innamorati, e anche se noi facciamo un misto appunto fra una cosa che si può definire soul, blues, folk, eccetera, hanno voluto comunque farci mettere sotto contratto e far uscire il disco. Senti, elettroacustica con distribuzione Self. Sì. Senti, ho visto che siete anche in procinto di fare un video, ho letto bene, sul MySpace. Stiamo provando a fare video con una certa difficoltà, perché non siamo molto abituati, quindi sai, i fari, le luci, non è stato così semplice. Abbiamo provato un playback disastroso. Disastroso, non lo faremo mai più. No, non siamo proprio capaci, se è un gruppo live non si può fare. Però stiamo facendo parecchie riprese, adesso stiamo montando un po' tutto quello che è venuto fuori. Insomma, farete penare un po' il montatore e il regista per mettere insieme questo video. Sì, ma abbiamo una ragazza che faccio un po' di pubblicità anche, sì, a lei, si chiama Charlotte Pitagora, che è molto brava, adesso ci sta aiutando in questa cosa qua. Beh, le donne sono votate alla pazienza già di natura, quindi esatto. Noi proprio a la salutiamo e le diciamo in bocca al lupo, insomma. Buon lavoro. Allora Andrea, noi ti ringraziamo di essere stato nostro ospite, aspettiamo il videoclip, magari quando lo avete preparato ci ricolleghiamo, ne facciamo un'altra intervista e facciamo vedere il video ai nostri telespettatori. Ti ringraziamo per essere stato nostro ospite e averci parlato del tuo disco. Grazie a voi, grazie mille, grazie a tutti. E con il disco d'esordio dei Mamma Grande oggi abbiamo parlato di musica.